Si è conclusa la campagna di crowdfunding, abbiamo festeggiato il successo oppure analizzato l'insuccesso. A questo punto, come abbiamo detto nel video precedente, non è finita assolutamente, cerchiamo però di impostare il lavoro per i mesi successivi. Una volta uscito il disco o preparata l'uscita del disco, è importante avere una strategia di promozione di se stessi e del disco stesso. Abbiamo molto probabilmente rimesso a posto un po' di cose sia sui social o un eventuale sito web. A questo punto è bene avere tutto aggiornato, inserire la campagna crowdfunding come risultato acquisito e aggiornare la propria biografia, perché comunque il crowdfunding è un ottimo punto a favore, se ovviamente è andato bene, di cui poi poterlo usufruire in seguito per raccontare di sé. Iniziare a impostare quella che è tutta la promozione del disco su tutti i vari social. Se il disco deve uscire, creare attesa, comunicare con largo anticipo la data di uscita, far salire l'attesa, come dire sta arrivando, sta per uscire, la data è questa, creare una sorta di ufficialità. Se invece il disco è uscito, a questo punto, passo successivo, il disco va venduto. È vero che siamo musicisti, non siamo venditori porta a porta, però una volta fatto un album, una volta messosi a nudo, creato musica propria, devi capire che sei tu il primo venditore di te stesso, altrimenti quel disco rimarrà a prendere polvere in una scatola o in uno scaffale. Al di là di distribuzioni, etichette, negozi di dischi, eccetera, il primo promotore di quell'album sei tu stesso in qualsiasi cosa tu possa fare, e allora dovrai cercare il più possibile di spargere la voce. Come abbiamo già detto, molte persone, anche che non hanno partecipato al crowdfunding, potranno comunque essere interessate al tuo lavoro, ed è arrivato il momento di farglielo sapere che il disco è pronto e c'è. E una volta uscito il disco, è arrivato il momento anche di promuoverlo dal vivo. Come sappiamo, è ben diverso suonare musica di altri, sia che tu sia una band o un DJ, che esporsi con la musica propria e suonare in giro musica originale. È molto più difficile sia trovare gli spazi che anche coinvolgere le persone. Però è inutile aver fatto un disco se poi non lo utilizzi nelle serate dal vivo. E anzi, le serate dal vivo sono un ottimo volano promozionale per l'album stesso. Non solo per quanto riguarda la musica, anche per gli altri tipi di prodotti che hai tirato su con questa campagna, ad esempio le magliette. Magari alle volte puoi fare delle date anche senza cachet, dove però suoni esclusivamente l'album nuovo e punti a venderne delle copie. Ti garantisco che funziona. È molto difficile perché ti devi esporre molto più di sempre quando fai musica originale, e sappiamo anche che non sono troppi gli spazi a disposizione. Ma è comunque importante elaborare una strategia a tutto tondo per poter promuoversi al meglio sia come artista che anche il disco nuovo. Se la campagna crowdfunding invece è servita per creare un tour, le due cose vanno insieme, ma non si escludono a vicenda, perché magari nel tour promuovi un album che hai già fatto e allora di nuovo il cerchio si chiude. Se finisce qui il nostro percorso riguardante la campagna crowdfunding, è appena iniziato quello che riguarda la promozione di se stesso come artista e la promozione della propria musica. Quindi continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook, e a presto!